Ecco, gli dai i soldi adesso. Giuda, ti sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi, sai? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medicini vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo, tutti. Perché sei un bastardo. Tu non lo sai, ma io sì. Lo sanno tutti, tu sei figlio di mille padri. Tutti bastardi come te. E tua madre, se la vuoi sapere, è una... Sei un bastardo! Domandi alla forca un pover'uomo che non ha fatto male a nessuno! È riconosciuto colpevole dei reati di omicidio, rapina a mano armata contro privati, banche e servizi postali di Stato, furto di oggetti sacri, incendio doloso di una prigione di Stato, falsa testimonianza, bigamia, abbandono del tetto coniugale e incitamento alla prostituzione, rapimento a scopo di estorsione, ricettazione, spaccio di monete false, uso di carte da gioco e dadi truccati, aggressione e lesioni a danno di privati. Rapina a mano armata, stupro di una fanciulla vergine di razza bianca, deragliamento di un convoglio ferroviario a scopo di assalto, evasione da quattro prigioni di Stato con ferimento di sette guardie, traffico illecito di armi ed esplosivi di proprietà dell'esercito. Allora, che hai saputo? Beh, sembra proprio un romanzo. Un reparto di scorta a una cassa di dollari oro è distrutto dai nordisti in un agguato. Si salvano solo in tre, Stevens, Baker e Jackson. Ma chi non si salva è la cassa di dollari. Fanno l'inchiesta e Jackson è assolto. Però guarda caso, dopo un po' sparisce e diventa Bill Carson. Sì, questo lo so già. Quello che so io è che ho capito perché lo cerchi e non vorrei essere nei suoi panni. Dov'è Carson? So che è tornato ad arruolarsi e ha perso un occhio in battaglia. C'è una certa Maria che può dirti di più. È una baldracca che sta con lui. Dove la trovo? Già, come si chiama quel posto? Eppure è un nome facile. Incendio doloso del municipio. Santana. Addio, mezzo soldato. Truffa ai danni di una campagna di pioniera. Spacciato per guida, avendo riscosso in anticipo il compenso dell'intero viaggio e avendo quindi abbandonato la carovana nel territorio di caccia degli indiani Apache. Avvigeato. Povero diavolo, che cosa terribile deve essere. Non basta una corda a fare un impiccato. Cosa volete dire? Pubblici ufficiali di contea, distretto e stato. Pertanto, secondo le facoltà noi concesse, condanniamo il qui presente Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, detto il porco, alla pena di morte mediante impiccagione. Che il Signore possa avere pietà dell'anima sua. Procedere! Ecco qua, 5 a te, 1, 2, 3, 4, 5 a me, altri 5 a te e altri 5 a me. Sai quanto vali adesso? No, quanto valgo? $3,000. Il mondo è diviso in due, amico mio. Quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano. Solo che il collo dentro la corda è il mio. Sono io che rischio. Perciò la prossima volta voglio più della metà. Sì, è vero che tu rischi. Ma io taglio. E se tu mi abbassi la percentuale... Sigaro? Beh, potrei sbagliare la mira. Ma se sbagli, devi sbagliare sul serio. Perché chi mi frega e poi non mi ammazza vuol dire che non ha capito niente di Tuco. Niente!